te tu sei Coppiano, però con quel naso alla Bartali come fai a tifare per Coppi? Eppure purtroppo ero Coppiano. Ma Bartali faceva, era stato qui tutto il periodo della guerra, insomma. Coppi è venuto fuori come gregario di Bartali e a un certo punto gli ha detto: ciao Gino, io me ne vado. Vuol dire che era più forte e quindi si tifa sempre per il più forte. Che bella avventura questa che vi siete inventati, eh? Questa della squadra sì, ma a dire la verità è un pochino pesante, perché è una cosa non indifferente arrivare a certi livelli. Noi siamo io e mio figlio e quindi abbiamo tante cose, oltre all'azienda agricola, altre aziende, l'albergo, tutte queste cose. Ci mancava pure di raddoppiare il lavoro col ciclismo, perché questa dà lavoro quanto tutte quelle altre, insomma. E quindi è difficile, è duro portare avanti tutte queste cose. Però ci abbiamo un campionato italiano juniores. Questo è importante, veramente. Questo fa piacere. Chi avrebbe mai pensato che una famiglia di contadini riusciva ad arrivare a un livello di portare il campionato italiano di ciclismo su strada a Città di Castello? E con tutto quello che girerà intorno a questa cosa, è una cosa grandissima. Tu parli di contadini, pensa che io sono venuto da una festa dove ce n'erano 350 tutti con il trattore. Vedi la forza dei contadini. Sì, purtroppo ora abbiamo incominciato prima con le bestie, buoni, tutte queste cose, poi il piccolo trattorino sempre più grande, sempre più grande. Siamo arrivati ad avere trattori da 400 cavalli e avere, non so nemmeno io quanto ce n'è adesso nel parcheggio di trattori dell'azienda agricola. E dopo la presentazione della categoria giovanissimi della Città di Castello è la volta della categoria esordienti di primo e di secondo anno. Kevin Albini è esordiente di primo anno, come Alessandro Carbè, come Matteo Leandri, come Filippo Pochini, come Thomas Taddei. Di secondo anno abbiamo Tommaso Alunni, Gabriele Biccheri, Tommaso Brunori e Tommaso Ferrini. Tra l'altro Tommaso Brunori è il campione regionale in carica per la categoria esordienti del primo anno. Lo scorso anno ha vinto una gara bellissima in casa sua a Perugia, a Sant'Andrea d'Agliano, ed è stata davvero una giornata straordinaria. Questo visto che hanno vinto sia lui nella categoria esordienti primo anno che Damiano Condello nella categoria del secondo anno. Questi sono i ragazzi della categoria esordienti primo anno e secondo anno, e saranno sicuramente loro, con Gianluca Brugnani che è il direttore sportivo, a dover recitare un ruolo da grandi protagonisti, perché si chiede molto a loro, perché hanno sicuramente grandi qualità e grandi capacità, soprattutto gli esordienti di secondo anno. Ancora una volta ricordo che la Forte Braccio è l'unica società che riesce ad organizzare una stagione agonistica partendo dalla categoria dei giovanissimi fino ad arrivare alla categoria elite. Alla categoria elite ci si è arrivato all'ultimo tuffo. Si era deciso di abbandonare quella che era stata l'avventura del 2018 con la categoria elite, poi è arrivato Olivano Locatelli, poi sono arrivate tante idee e poi la famiglia Celestini ha detto: va bene, facciamoli. E sono arrivati anche la categoria elite under 23 a completare quello che è la stagione agonistica, l'organigramma del 2019 di questa società che si presenta oggi alla discoteca Clover di Lama di San Giustino. Emanuele Biscardi. E adesso arriviamo alla categoria allievi. E qui dobbiamo dire che è davvero una grande squadra. Edoardo Burani da Città di Castello, Mattia Carboni da Perugia, Damiano Condello, Spoletino,
Pietro Contadini da Perugia, Riccardo come Pulecchi, Riccardo Frappini, tutti del primo anno. Matteo Laloni, un ritorno con la maglia del Fortebraccio Allievi dei Assisi, Nicolò Migliorati di Città di Castello, Riccardo Ricci di Orvieto, Valentino Romolini di Bagno a Ripoli. A dir vero è di una città straordinaria, bellissima, Valentino Romolini. Scorso anno ha avuto un finale di stagione terribile, ma quest'anno vuole rifarsi e vuole sicuramente dare qualcosa di più. E poi Emanuele Viscardi di Foligno, che chiude la categoria degli allievi dell'Umbria. Poi abbiamo la categoria allievi della Fortebraccio Toscana con Giovanni Cioni da Montevarchi, secondo anno, come Riccardo Maccarini da Arezzo, come Mattia Nocentini, anche lui da Arezzo, e da Montepulciano Federico Pallecchi, che dicevamo chiude la questione della Fortebraccio, del team Fortebraccio, per quanto riguarda gli allievi 2019, allievi Umbria e allievi Toscani. Beh, qui siamo con le immagini relative allo scorso anno a ricordare quella che era stata la stagione. Riccardo Proietti è il direttore sportivo, quello che si occupa dei ragazzi, quello che si occupa di allenare i ragazzi. 14 ne sono e sono davvero un bel numero. Qualcuno dice per una squadra di allievi sono anche troppi, troppi sono bravi perché ce ne sono di grandi nomi vincenti. E si faranno due gare per ogni domenica, si divideranno 7-7 a cercare la doppia vittoria. L'abbondanza non è mai un problema, soprattutto se ci sono grandi uomini che sanno gestire i ragazzi, se ci sono grandi direttori sportivi e se c'è una grande società che gestisce il tutto. E la grande società qui a San Giustino, qui a Montone, ce l'hanno davvero e possono fare grandi numeri e lo aspettiamo tutti. Tanti gli ospiti presenti a questo pomeriggio al Clover di Lama San Giustino, persone che sono legate al mondo del ciclismo, autorità che hanno voluto dare la propria presenza e soprattutto i responsabili di tante società dell'Umbria che sono venuti a dare il saluto a questa avventura che inizia con il team Fortebraccio e con la Fortebraccio da Montone. Ma adesso andiamo a sentire il direttore sportivo degli allievi. Andiamo a sentire Riccardo Proietti, a cui è affidato il compito di gestire questi ragazzi. Lo scorso anno a Montone hai ritirato la coppa per la vittoria del secondo anno. Mo il vizio l'ha imparato. Tocca vedere quello che facciamo quest'anno, no? Che facciamo? Beh, diciamo che siamo speranzosi per il prossimo anno. I ragazzi sanno che devono lavorare sodo, perché solo lavorando si ottiene qualcosa. E quindi siamo speranzosi per la prossima stagione, anche se è una categoria impegnativa. Però i ragazzi li vedo concentrati e li vedo pronti.